vissuto in prima persona, e il tradimento sono due molle narrative che io ho ritrovato svariate volte nei tuoi racconti. Chiaramente, vabbè, insomma, sappiamo che tutto quello che riguarda la morte, no, ha, come dire, una forte aura di indagine, è molto interessante per noi umani, perché insomma a quello, in fin dei conti, si va a pensare su quello, quello è il grande mistero, insomma. Però ti volevo chiedere che tipo di interesse hanno per te sì, perché li utilizzi, no, in maniera, mi sembra, molto frequente, e in particolare forse oltre a quello della malattia, appunto il tema del tradimento, no? Che se vogliamo una cosa molto piccola nelle vite umane, però in realtà poi tu scrivi a un certo punto, è un evento che, arrivati a un punto della vita, può generare degli enormi disastri. Intanto ho scoperto da poco che tutta la letteratura francese dell'Ottocento parla di tradimenti, da Stendhal a Flaubert, mentre invece tutta la letteratura inglese dell'Ottocento parla di testamenti. Tutti i libri dell'Ottocento, da Dickens, ma non solo lui, al centro c'era sempre un testamento che veniva aperto, questo apriva nuove strade, e sempre la letteratura francese dell'Ottocento è il tradimento. Quindi il tradimento è un tema diciamo che non è nuovo nella letteratura generale. Nascono comunque da un'attrazione sessuale, sessuale tra due persone, erotica, e questo è il fondamento di una famiglia che non fa questo, però non è che sia un fondamento per costruire un privé, è un fondamento per costruire poi cose dove si allevano dei figli, dove si tirano su, li si manda a scuola, si cerca di fare dei sacrifici, e quindi questo, già per me questo è strano, già per me questo, nel senso, non arrivo a capirlo fino in fondo perché sia necessario questo meccanismo. Il problema qual è dopo? È che così come l'attrazione fisica è fondamento della famiglia, l'attrazione fisica è nel 90% dei casi anche un fucile piantato verso il nucleo della famiglia. Cioè è il motivo per cui si rompe. Alla fine, quando un uomo lascia la moglie o la moglie lascia l'uomo, lo fa quasi sempre perché è attratto fisicamente da qualcun altro. Ma è anche molto peggio da tanti punti di vista. Per me interessa questo, cioè questo dramma, ma anche non solo di chi viene tradito, ma anche del dramma di chi tradisce, di trovarsi a non saper spiegare perché sta mandando in rovina un'istituzione che deve tutelare i figli, deve tutelare comunque, dove si può costruire qualcosa per un desiderio che non ha nulla di razionale, non ha nulla. E questo che mi piace questo contrasto tra la forza dell'attrazione e la forza anche distruttiva del suo fantino. E poi a un certo punto c'è questa notizia qua, che insomma tu descrivi, e alla quale attacchi insomma in maniera conseguenziale una riflessione che mi sembra molto, molto legata a quello che abbiamo detto fino adesso, e che secondo me è un altro dei cuori di questo romanzo, per come io l'ho letto. Il pezzo è questo: la notizia del giorno era la scoperta di un paleontologo malese. I dinosauri si erano estinti perché a un certo punto avevano smesso di invecchiare, ma l'immortalità non gli aveva garantito la sopravvivenza. La teoria del malese aveva a che fare col concetto di sovraffollamento o di emissione di anidride carbonica, o entrambe le cose. Tutta quella salute era deleteria. Sembrava che la vita, per restare in vita, avesse un disperato bisogno di morire. Allora, a me questa frase, al di là poi dell'associazione con la notizia, no? Questa frase mi ha colpito molto, perché alla fine insomma di questa lettura e insomma ascoltando quello che tu stai dicendo, mi sembra che tu ci stia raccontando la storia di un uomo che ha una vita costruita in un certo modo, e tu gliela vai a sgretolare su quelle che sono tutte le sue certezze, e in qualche modo lui vive, anche se poi questa morte non si consuma fino alla fine, un'esperienza di morte, e che questa esperienza di morte gli serva in qualche modo per ricostruire, non so, una nuova identità, non solo sua ma anche quella della moglie. E io questo l'ho trovato, non so, estremamente, estremamente interessante, e l'ho trovato estremamente interessante anche in relazione a quella dimensione della fiaba di cui parlavamo prima. Cioè ci sono tutta una serie di personaggi che guidano questo, come nelle favole, no? Questi guardiani della soglia che stanno appunto a
a vigilanza di queste soglie che lui piano piano deve superare per avere delle informazioni, fino ad arrivare in qualche modo alla prova suprema. E la prova suprema è questo viaggio di avvicinamento che lui fa verso le origini della moglie, verso la madre, verso la sorella. E questa madre, per come tu la descrivi, è proprio, non so, un personaggio fiabesco, cioè tu dici a un certo punto è come se vivesse in una casa di zucchero e marzapane, insomma qualcosa di... è un po' come una strega. E quindi appunto volevo chiederti se hai pensato, in qualche modo hai già risposto, alla struttura della fiaba. Nel caso specifico però la fiaba è continuamente frustrata, comunque, nel senso che mentre nelle fiabe a ogni passaggio... Questa è grappa, questa è... Non so se è stata l'idea di mettere grappa e c'è dell'acqua. Cioè, queste prove in realtà non vengono superate, ma sono sempre frustrate, sono fallimentari, e questa è un po' la differenza della fiaba. E per lo stesso motivo, le notizie che circolano in questo libro, a me è successo questo: io per tanti anni non ho avuto la televisione, per cui di fatto non ero a conoscenza delle notizie, non delle notizie importanti, perché quando tipo l'11 settembre l'ho saputo anche se non avevo la televisione. Però diciamo, c'era tutto un substrato, un sottofondo di notizie a cui io non avevo accesso, di cui la gente continuava a parlare, discutendo anche animatamente, di cose che non c'entravano nulla con la loro vita, in cui ciascuno prendeva posizione, tipo se l'omicidio era stato fatto da uno piuttosto che da un altro, e mi rendevo conto che se io avessi sospeso per un mese e fossi rientrato non sarebbe cambiato nulla, sono notizie del tutto ininfluenti. E penso che quindi anche queste notizie, così come i tentativi che fa lui di conoscere la moglie, contribuiscono a questa inutilità, a noi danno l'impressione di essere informati, ma in realtà è nulla quello di cui che riceviamo come informazioni. È un libro sull'informazione alla fine, sull'informazione che manca, l'informazione difettosa, sull'informazione carente, sulle approssimazioni e sulla difettosità intrinseca e anche dell'illusione che possedendo certe informazioni sappiamo qualcosa. Sapere va molto al di là di questo. Noi viviamo in flusso di informazioni che non significa nulla. Non significa nulla, che non porta da nessuna parte. Sono dei puntini, degli stimoli elettrici continui e costanti, come la timeline di Facebook, che però non costruisce senso. Se noi dovessimo raccontare la storia dell'Occidente attraverso una cronaca nera degli ultimi 15 anni, avremmo tipo 80.000 notizie, nessuna delle quali è stato rilevante saperla o non saperla. Questo è un tema molto forte, molto importante per me, proprio questa illusione di conoscere, in realtà è solo un rumore di fondo. Non so se ho risposto alla tua domanda, sì, però il discorso invece della morte come prova, sicuramente se mi viene in mente che forse in quel periodo stavo guardando, ho due figlie, che quindi diciamo io seguo un po' dal punto di vista cinematografico la loro evoluzione, mi sono visto gli 8 episodi di Harry Potter. Harry Potter è una storia che senso, ha dei limiti, ma dei limiti legati al fatto che non è Bergman, fortunatamente, senso è un po' più divertente, però l'ultima puntata si chiama I doni della morte, e Harry Potter quello che fa è veramente andare incontro alla morte, perché quella è la prova definitiva, l'unica vera che mette alla prova la propria identità, e quindi anche questo personaggio va incontro alla morte, non la sua, ma la morte di qualcun altro, però perché quella è la prova estrema. I doni della morte sono che la morte effettivamente dona qualcosa, dona una consapevolezza. Qui è continuo a domandarsi che cos'è la vita, se si muore solo, cioè è vivendo che moriamo. Questo è Eraclito, che è un filosofo di tanto tempo fa, diceva che alla fine vivere è morire, non si può. Io ho una nonna che avevano due nonni che avevano comprato un salotto nuovo e avevano messo le cellophane attorno alle poltrone e lo lasciavano lì per non farle invecchiare. Però in realtà quelle poltrone non solo non invecchiavano mai, ma non vivevano neanche, erano morte già in partenza. Quando sono morte avevano ancora le cellophane sopra, per cui effettivamente per Eraclito vivere e morire sono esattamente la stessa cosa. Cioè noi moriamo vivendo. Si diceva che l'unico invecchiare è brutto, ma è l'unico modo per non morire giovani. Diciamo, è un po' questo alla fine, cioè si muore vivendo e si vive morendo, perché non sono due cose che sono dissociabili. Infatti lui si domanda a un certo punto, sua moglie invecchierà senza aver mai vissuto in realtà, inizierà a perdere le cose, ma in realtà la vita e la morte sono diciamo, la stessa cosa alla fine. Ovviamente dal punto di vista diciamo, dei sintomi si presenta in modo diverso. Senti, su questo tema della morte, così rimaniamo sempre su temi leggeri, insomma, esatto,
Avevamo detto che era una festa, ma giustamente bisogna passare un'esperienza di morte, così dopo rinasciamo nel vino, rimaniamo nella, come dire, nel cattolicesimo. No, dai, no, li vedo abbastanza vivi. No, io ti volevo, come dire, questa morte di cui tu parli sia a livello personale, no, nella vicenda di questa persona, sia all'interno del XXI secolo. Io li ho percepiti estremamente coesi, estremamente incastrati l'uno nell'altra queste due vicende. Cioè una vicenda personale e una vicenda, come dire, più di sociale, più di contorno. Ti volevo chiedere, quando è arrivato il XXI secolo, se è arrivato insieme, in che modo tu hai pensato di, come dire, affiancarlo a questa vicenda, se è arrivato dopo, se è arrivato prima, non so. Come ho detto prima, il punto di partenza della storia è stato questo evento drammatico del scoprire che la moglie ha un passato diverso da quello che si immaginava. Ho provato a scrivere una storia così, poi l'ho abbandonata, l'ho cestinata, ho ripreso da zero. Dopo due o tre pagine, nel momento in cui ho iniziato a descrivere l'ambiente in cui vivevano queste persone, mi sono reso conto che potevo avere la possibilità di raccontare un po' di idee che avevo, diciamo, che avevo letto, che avevo elaborato sulla contemporaneità. E questo offriva una molla molto potente, una sorta di riverbero. Non solo di riverbero, perché c'è sia una assonanza di fase, nel senso che le storie del declino procedono parallelamente, però a un certo punto c'è anche fortunatamente una dissonanza, perché le storie dell'Occidente che declina e la storia invece di questa famiglia, che secondo me invece a un certo punto riesce a dare una risposta al proprio problema. E mi piace che ci sia proprio questa opposizione, che ci sia comunque al di là di tutto la possibilità di dire ok, le cose potranno anche andare male, però c'è ancora speranza, c'è qualcosa che può andare bene. C'è durante una presentazione un'autrice ha segnalato una cosa che mi ha fatto un tantissimo piacere, dice questo libro assomiglia un po' a quando Enea, quel bestseller che è stato l'Iliade o l'Eneide, ci sente l'Iliade che nell'Odissea, comunque Enea, e fugge, scappa, va via da Troia in fiamme, ha questo, quindi questa è la città dove lui è nato, cresciuto e che ha difeso in fiamme, in spalla al padre e porta per mano il bambino. Quindi è qualcuno che sta abbandonando un mondo che è caduto, che è crollato. Penso che la caduta di Troia sia paragonabile come effetti dal punto di vista personale alla caduta di un mondo come quello dell'Occidente, e lui parte e si mette in moto e c'è qualcosa di speranza, perché Roma nasce così alla fine, dopo non so se è stato un bene che sia così, però comunque nasce così, per cui c'è una speranza in cui è vero il mondo crolla, però dove ripartire? Da un uomo che si prende sulle spalle la famiglia e si mette a camminare, e quindi secondo me era questo contrasto tra mondo che crolla e famiglia che resiste, era un po' la... È uno dei motivi per cui dovete acquistare centinaia di copie di questo romanzo a testa, chiaramente. C'è una scena straordinaria, molto cinematografica, della caduta di un mondo, cioè come una grande battaglia, no? Io l'ho vista, c'è in qualche modo una battaglia finale che molto ricorda quello che tu stavi dicendo adesso, no? Cioè come dire, la fine di un mondo perché qualcosa di nuovo possa emergere anche piccolo. Io non so a questo punto se qualcuno di voi ha delle domande, ovviamente questo è sempre il momento mortale. Sì, c'è una domanda. Ho una curiosità, direi un po' dal mestiere. Sostanzialmente, leggendo libri, soprattutto in generale, cerco sempre di figurarmi qual è la musica che ha accompagnato la composizione dell'opera, no? Quindi, non so, uno si fa questo trip mentale. La musica che ascoltavo io mentre lo scrivevo o la musica che io immagino per questo libro? No, la musica che ascoltavi tu mentre lo scrivevo o che ti è capitato di ascoltare? Io sono abbastanza onnivoro, diciamo, quindi ascoltavo un po' di tutto. Però diciamo sicuramente quello che potrebbe essere la colonna sonora di questo libro, secondo me, è un disco di David Bowie del 76, che è Low. Low è un disco, fa parte della trilogia tedesca di David Bowie. Il capitolo centrale è dove c'è Hiro, che registrava a Berlino con Brian Eno, dove ci sono dei suoni molto elettronici sottofondo. C'è una cupezza, secondo me,
da quasi da medievale, anche se sono dei suoni, non sono medievale, che secondo me ci sta bene il, come sottofondo. Poi è una cosa anche che poi, come immaginario, per certi versi anche c'è un, diciamo, un immaginario che non ha nulla a che fare con questo, però che per me è significato tanto, è che è un film che ho visto tanti anni fa, che poi ho rivisto, che è l'Armata Brancaleone. Allora, quando si immagina il futuro che viene immaginato qua, la fantascienza ci si immagina sempre o spesso comunque un mondo molto evoluto dal punto di vista tecnologico, con, oppure per me invece il futuro, diciamo, che c'è, potrebbe assomigliare di più a, non è la risposta alla tua domanda, però ne approfitto, mi aggancio, a quello che era il Medioevo nel film dell'Armata Brancaleone e Valle Crociate, dove c'è una, è crollato l'impero e c'è un'assenza di conoscenza. La caratteristica principale del film è che, cioè, a un certo punto loro partono per andare alle crociate, vanno con la nave, vanno avanti e dopo due ore arrivano all'altra parte, bisogna essere a Gerusalemme, invece hanno attraversato un lago. E nel film, nel libro, secondo me, cioè, c'è parecchio di questo, cioè il fatto che la gente non conosce realmente dove in che stato si trova. Quindi secondo me il futuro che c'è dopo il declino non è un futuro, diciamo, fantascientifico, è un ritorno al V-VI secolo del dopo Cristo, che è uno dei secoli più merdosi della storia, assieme al XXI, lo si dice nel libro, era dei tempi della caduta dell'impero romano, che non c'era un secolo così merdoso. Comunque l'ho dei Bowie. Allora io mi aggancio alla sua domanda e te la faccio sui libri, no? Ci sono sempre dei libri altri che accompagnano la stesura di un romanzo. E non so, io pensando a libri che raccontano di un futuro terrificante, avevo in mente La strada di Cormac McCarthy, ma non so se ce l'avevi presente, se invece magari avevi in mente altri libri. La strada è un punto di riferimento per chiunque voglia fare un libro distopico. Questo è un libro distopico, cioè quindi Shop è di distopia, il contrario dell'utopia. Lo spiego perché magari qualche volta magari non. Però La strada, no, nel senso, La strada è un mondo assolutamente disintegrato, non c'è nulla, c'è gente che si mangia altra gente, un libro dolorosissimo che io non ho avuto il coraggio di finire, perché i libri, sapete che bene o male funzionano così, specialmente i libri americani, più o meno dopo 20 pagine succede qualcosa, dopodiché all'80% del libro succede un evento che sembra che le cose stiano per andare bene. Dopodiché, in base al fatto che sia una tragedia o una commedia, finisce bene o finisce male. Siccome La strada mi dava l'impressione che non fosse una commedia, è arrivato l'80% in cui le cose stanno andando bene, ho detto io non ce la faccio, ho chiuso perché non ho il coraggio di affrontare quello che verrà dopo. È un libro sulla paternità, La strada. E io andavo a dormire pensando ai miei figli che venivano mangiati da queste persone, non ce la facevo. I libri che diciamo che stavo leggendo nel periodo in cui ho iniziato, un po' prima, un po' dopo, sono dei libri che hanno a che fare più con la lingua, con il modo di raccontare le cose. Sono un libro di Saul Bellow. Saul Bellow è un autore purtroppo poco considerato, secondo me, in Italia, dimenticato, comunque premio Nobel nel 78, se non sbaglio, padre putativo di Philip Roth e di Martin Amis, che sono tra i miei due autori preferiti in assoluto, ed era Le avventure di O.G. March. È un libro che è considerato il romanzo americano per eccellenza. È la risposta americana, a mio parere, a Viaggio al termine della notte di Céline. È un libro ottimista in cui c'è una lingua che mi piaceva tantissimo. C'è Lionel Asbo, che è un libro di Martin Amis, che ho letto in quel periodo, anche lì c'è un certo sarcasmo, un certo visione un po' ironica. Leggevo anche L'uomo senza qualità di Musil, un libro diciamo ingiustamente considerato un mattone, perché in realtà è un libro anche molto divertente, però quando si scrive si sta anche un po' attenti a non farsi influenzare troppo. Io sospendo, diciamo, la lettura di cose che potrebbero allontanarmi dalle mie idee iniziali. Sicuramente L'uomo senza qualità, ci sono, diciamo, delle idee che mi hanno colpito, anche molto Bauman, un filosofo contemporaneo, è l'inventore della definizione della società libera. Ci sono sicuramente delle idee dentro, però ecco, la cosa che ci tengo a dire, questo non è un trattato di sociologia o di filosofia, perché fa parte anche della mia idea del mondo, dove l'informazione si è deteriorata, per cui diciamo queste informazioni sono anche mescolate in modo anche sbagliato, nel senso c'è proprio un trituramento delle idee. Dentro c'è il teorema di completezza di Gödel, che è un matematico degli anni 20-30, c'è anche la meccanica quantistica nascosta dentro, però sempre mescolata in modo
siamo anche poi irrispettosi di quello che è la realtà, perché penso che questo sia, il nostro secolo sia un secolo Wikipedia, un secolo superficiale, e quindi tutte queste informazioni poi vengono messe dentro, ma mistificate e trattate nel modo sbagliato, proprio per il discorso dell'informazione che facevamo prima. Comunque questi tre libri, Solbello, Martinelli... Paolo diceva che è un libro, ma l'hai anche scritto, no, sul tuo blog, Grafemi, è un libro che non ha preso l'avvio fino a quando tu non hai trovato la lingua con la quale raccontare, la voce narrante soprattutto, no? E anche lo stile, mi dicevi. Quindi non so se hai voglia di raccontare un po' anche di questo processo di creazione, perché io credo che la lingua che Paolo utilizza in questo, e la scrittura in generale, ma in questo libro in particolare, sia uno dei valori assolutamente positivi della sua scrittura, di questo romanzo. Philip Roth, che è un scrittore di una certa caratura, e diceva che lui i libri impiegava più o meno un anno a trovare la voce, quella giusta, e poi una volta trovato il libro si scriveva in pochissimo tempo. È un problema, secondo me, sottovalutato, quello della lingua. Ci sono scrittori che io considero del born natural writer, tipo Gianluca Morozzi, mi viene un nome, che sono persone che danno l'impressione di poter scrivere, diciamo, anche con occhio solo, immediatamente, cioè quella è proprio la loro lingua. E nel mio caso specifico invece faccio sempre molta fatica a trovare la lingua che mi serve per raccontare esattamente quello che voglio. Questo libro era iniziato con una lingua diversa, ho scritto parecchio, ho scritto per diversi mesi tante pagine, più di 100 pagine, però mi sono reso conto che questa lingua non era quella che mi serviva, l'ho preso e l'ho buttato via. Per cui effettivamente la ricerca della lingua è come avere una radio in cui si cerca la frequenza giusta, non si sa qual è esattamente la lingua, non sa esattamente qual è la lingua, però si capisce che cosa si vorrebbe. Si fanno dei tentativi, quando poi la si trova diventa subito facile scrivere. Però diciamo, il problema della lingua è determina che cosa puoi raccontare. Quindi diciamo, puoi raccontare certe cose solo se hai la lingua che ti consente di raccontare quelle cose. Adesso sto facendo l'esperienza che sto cercando di scrivere qualcosa di nuovo, ho diverse idee, alla fine ho rinunciato a cercare le idee, ho detto io so come cosa voglio raccontare, quindi io ho scelto la lingua e su questo ho scelto una storia quasi a caso che mi consente però di utilizzare esattamente quella lingua, quindi un processo inverso rispetto a quello che si può immaginare, una lingua molto più paratattica, quindi meno, con periodi molto più brevi, più sporca, le metafore non attingono, ho cambiato proprio tipo di metafora, queste attingono molto alla meccanica, all'elettrotecnica, alla chimica, mentre l'altra magari era un si riferivano ad altro, quindi proprio cercare gli elementi che ti consentono di raccontare, gli elementi linguistici che ti consentono di raccontare queste storie, quindi anche certe proprio costruzioni delle frasi, l'utilizzo di parole tipo la gente, tutti, questo tipo di, diciamo, di categorie generali fanno parte anche quelle della lingua, cioè per poter dire qualcosa che abbia un valore generale, anche se possono sempre, quasi sempre delle falsità, però diciamo che abbia un valore. Proprio questa è la ricerca, penso tu da poetessa lo fai 100 volte di più, però diciamo la ricerca della lingua insomma, è il primo compito che almeno io mi pongo quando sto. Ti sei sintonizzato su quelle frequenze lì, non parti anche se sai in realtà che cosa vuoi dire, perché in qualche modo viene insieme. C'è un pezzo che vuoi leggere? Due righe per capire il sforzo che magari poi non si percepisce. Questa frase qua l'ho pensata prima come ritmo, come dicevi te, e poi dopo l'ho scritta, che era l'odio di classe aveva lasciato il posto all'odio razziale, che andava lasciando spazio a una forma inedita di risentimento primitivo, inclassificabile, destrutturato, totalizzante. La gente odiava la gente tutto il giorno, tutti i giorni, tempi di ira, di tremendo rancore, e lui ogni sera, eccetera eccetera. Questo tipo di frase qui è una frase che mi ha richiesto molto tempo, ma non sembra poi il risultato, però è una frase che cercavo dal punto di vista proprio della struttura, come è fatta, cioè come è costruita, l'ho cercata per tanto tempo fino a che poi l'ho trovata, e questa forma si ripete poi diverse volte, anche il fatto che si parla in generale, la gente odiava la gente tutti i giorni e lui ogni sera doveva convincere queste adulti, questo passaggio dal generale al particolare, sono tutte cose su cui uno lavora, poi dopo il risultato non si vede mai la giuntura o la tecnica, però c'è, nel senso, io pensavo quel tipo di frase, che ho trovato gli aggettivi della giusta lunghezza per arrivare ad avere esattamente quel ritmo.
C'è carne e sangue dietro i libri, signore e signori, questo è quello che ci portiamo a casa stasera. Io volevo, partendo da questo discorso del linguaggio, fare una domanda anche all'editore. Mettiti in posizione editore. No, insomma, invece no, track. Ascolta, io volevo chiederti questo, insomma, voi Paolo l'avete iniziato a pubblicare come scrittore di racconti. Un certo tipo di racconti, io poi a un certo punto vi siete trovati fra le mani nel XXI secolo, per cui io volevo un po' capire, non so, come avete vissuto questo passaggio dalla forma racconto alla forma romanzo e perché avete deciso di pubblicare XXI secolo, che cosa vi è piaciuto in particolar modo? Paolo, già l'antropometria, quindi arrivo a questa raccolta di racconti. C'era Red, dopo la vostra raccontata, già lo racconti tu e lo racconto io. Fu divertente, quella è la vendetta, no, dello scrittore. Noi stavamo facendo il primo libro, che era una raccolta di racconti ispirati alle fiabe, non ci vuole, ne abbiamo parlato tanto. Per cui l'idea era invece di affrontare il mondo fiabesco e quindi la lente, no, della fiaba che narra qualcosa, attraverso cui tu vedi qualcosa, noi vogliamo utilizzare la lente della fiaba per parlare della contemporaneità. Invitando gli autori a investire l'universo fiabesco in maniera completamente dissacrante, no? Stravolgerlo. E avevamo... A lui era capitato, chiaramente avevamo avuto tante adesioni, per cui ciascun autore diceva no, io voglio fare Cenerentola, io voglio fare Cappuccetto Rosso, e abbiamo detto no, partecipate, sorteggiamo e vi toccherà una fiaba in sorte. Allora è capitata la principessa sul pisello. Fra tutte le cose, Paolo ci aveva mandato questo racconto che noi avevamo rifiutato, non ci era piaciuto. Per cui l'abbiamo rifiutato. Amen. Lui venne alla presentazione che facemmo a Bologna in una libreria che era un fondamento Betty Book si chiamava, che era una libreria sexy shop dedicata al piacere della donna. Quindi, come dire, presentavamo tra strutture falliche, vibratori, anelli, era simpatica, e fare poi questa presentazione di autori che giravano con teste di porco calate, Carlo Calcaterra. Insomma, questa fu la presentazione, e là ci conoscemmo di persona con Paolo e ci piacemmo subito. Fatto sta che la settimana dopo Paolo ci mandò, che ha detto: mi è piaciuto il fatto che avete rifiutato il mio racconto, ciò dimostra una forma di serietà, vi propongo una raccolta di racconti. Fu bella la sfida, molto mesi dopo, era la sfida. Quando però noi leggemmo Antropometria ne rimanemmo folgorati per la forza che questa voce, adesso ci vuole, che la lingua che in un qualche modo Paolo aveva, e quindi la lingua che creava uno sguardo nei confronti di qualcosa aveva, per cui ci innamorammo di Antropometria e lo pubblicammo, nonostante tutti ci dicessero ma pubblicare racconti, ci avevano anche detto che non era il caso di aprire una casa editrice, però ci dicevano racconti in Italia, siete pazzi, no? E invece pubblicavamo Antropometria con tale entusiasmo. Da lì poi è venuto il giorno che diventammo umani, che in qualche modo ha confermato Paolo un grandissimo scrittore di racconti, e poi Paolo ci aveva accennato, tornavamo da una presentazione del giorno che diventammo umani, scusate, racconto questa aneddoto, in pratica ci facemmo a piedi, teoricamente, da Milano a Bologna, nel senso che praticamente camminammo dalla Piazza Duomo, arrivammo alla stazione di Milano, continuammo a camminare nel treno che avevamo preso perché non c'erano cose, mi ricordo, scendemmo a Bologna e andiamo a fare la presentazione. In questo camminare da Bologna a Milano, lui da Milano a Bologna, lui raccontò l'idea di questo romanzo. Era molto vaga come cosa, a me piacque, però appunto c'era questa vaghezza, c'era questa idea di... c'erano tante, una serie di immagini, fin quando ci arrivò questo romanzo. La prima impressione che fu quella che... cioè simile a quella che poi ci è capitata quando avevamo un'altra notizia, che iniziamo a brindare, detto, questo romanzo è fenomenale, bellissimo. Eravamo preoccupati anche, no? Quando uno scrittore sul breve funziona bene, non è detto che funzioni anche sul lungo, invece funzionava tutto. E quindi la prima cosa che ci dicemmo, lo pubblichiamo e siamo felici. La seconda cosa che dicemmo, questo è un romanzo che dobbiamo portare allo Strega. Per cui ci fu tutta poi una serie, pubblicarlo fu più semplice, ci eravamo più abituati, portarlo allo Strega fu una cosa un po' nuova, e siamo convinti che ci siamo in qualche modo riusciti, non tanto per la caparbietà nostra, ma perché il romanzo, che come dire, come un ariete, ha sfondato tutte che potevano essere le resistenze tipiche, no, per un autore
semisconosciuto, diciamo, per il grande pubblico, e per una casa editrice altrettanto semisconosciuta. Quindi questa è stata un po' l'epifania, il mettere insieme il personaggio di cui lui narra, per cui in un momento la voce riesce a essere un po' sulla spalla, no? del protagonista, e quindi a vivere un'empatia che è tipica di una grande anima, no? Nei confronti di qualcosa, e allo stesso tempo però di prendere questa distanza fortissima che voi avete chiamato in qualche modo il meccanismo dell'ironia, e quindi di ampliare improvvisamente lo sguardo e di avere anche una forma di vertigine. E per me nel XXI secolo c'è questa quest'aria, no? Fortissima, e improvvisamente anche questa aria estremamente però vicina al cuore, no? Di qualcosa di che tu senti qua, cioè questo continuo spostamento, e quindi ci ha esaltato. L'entusiasmo di un editore. Oh, cushion. Beh, insomma, è una cosa che ci siamo detto molte cose su questo romanzo. Se avete domande, noi siamo qui. Vai. Io vorrei fare qualche trasporto segretaria. Dopo ti giro i video. Non so. Io a questo punto, Paolo, tu vuoi aggiungere qualcosa? Ringrazio, se posso fare una domanda, ringrazio tutti voi, siete... Ah, è arrivato anche il socio. Il socio. Angelo Piazzella. Francesca. In qualche modo anche mia è una domanda professionale, nel senso che noi due per mestiere affrontiamo il male tutti i giorni, e pur con gli stessi obiettivi e con lo stesso scopo, vediamo una visione estremamente diversa, perché per me è qualcosa di assolutamente casuale in cui l'attore o il protagonista riesce con le sue azioni a influenzare la probabilità che avvenga o la probabilità della gravità. Nel senso, due motociclisti, uno che va a 60 all'ora, l'altro che va a 200, non modificano la probabilità di incidente, ma la gravità dell'incidente. Per lei invece è qualcosa che informa la vita, dà un senso, in qualche modo la condiziona per portarla ad uno scopo. Nel suo libro c'è una spinta esistenzialista, forse quando l'autore guarda da lontano, è una spinta un po' più eraclitiana quando guarda da vicino. È una speranza o alla fine il senso l'ha trovato davvero? Il senso della vita, se ne parlava prima del senso della vita dei Monty Python, nel senso che alla fine, scherzando, però il visto che adesso, mi collego solo l'ultima parte del senso della vita, io penso che abbia più ragione Monty Python di quanto abbiano fatto i miei filosofi, perché il senso della vita a mio parere non esiste. C'è speranza comunque, c'è speranza. Io non sono del parere che il dolore e il male serva se necessario, anzi. Spero che nella vita nessuno abbia bisogno di stare male, di soffrire per poter avere una speranza o capire meglio. Quindi diciamo, la visione cattolica è proprio attraverso il dolore che ci si salva, no, non è mia. Però nel caso del libro, dal punto di vista narrativo, è proprio come dicevamo prima delle fiabe, serve la presenza del male. Se c'è speranza, io ho colto in parte se c'è speranza, sì, nel libro c'è speranza. C'è speranza, quindi vince, secondo me. Ma io voglio sapere qual è il suo punto di vista. Il punto di vista, cioè il male ha un senso, secondo lei? No, secondo me, dal mio punto di vista non ha senso il male. Il male è un male, nel senso non è. No, dal mio punto di vista personale di uomo che vive al di là dei libri, assolutamente no. Se non ci fosse sarebbe meglio. Per tutti, tranne forse per gli scrittori che vivono di questo. Va bene, prendiamo. Grazie a tutti.